Assessore, una seconda edizione di questa iniziativa, un'occasione in più per i giovani anche. Regione Lombardia, con questa delega che è stata esplicitata dalla Presidente Fontana sulla moda, ci dà l'opportunità di avvicinare sempre di più il mondo della scuola al mondo aziendale. Un evento molto importante che vedrà i nostri studenti avvicinarsi appunto alle aziende e alle imprese attraverso Confindustria, ma soprattutto sotto l'aspetto conoscitivo di tutti gli istituti scolastici che si riferiscono al tema della moda. La Regione Lombardia ha delle risorse importantissime in merito che poi man mano ve le farò sapere, conoscere, anche perché è un comparto essenziale per Regione Lombardia economico, ma soprattutto perché assessore al turismo, perché la moda crea turismo. E quindi sempre di più vorremmo sostenere la creatività dei nostri giovani all'interno della nostra regione. Lei ha detto che bisogna conciliare anche l'innovazione con il saper fare artigiano. C'è qualche iniziativa anche che state portando avanti per questo? Assolutamente sì, a breve ci saranno delle nuove finanziamenti sul tema, anche perché il saper fare è un bene immateriale. Il saper fare dei nostri artigiani in Regione Lombardia ci rende unici, è l'unicità vera del settore moda, quindi la creatività dei nostri ragazzi che studiano nel merito, ma soprattutto poi tutta la filiera che da chi produce al banco di vendita ci rende forti nel mondo. Appena finita la settimana della moda qui a Milano, secondo lei sarebbe possibile fare delle iniziative più diffuse da questo punto di vista? Servirebbe? Sì, questo è un sogno, appunto è solo 3 mesi che sono operativa in questo comparto, ma devo dire che sarà importante coinvolgere tutte le province lombarde, perché in ogni provincia abbiamo un manifatturiero importante che può essere calzaturiero e di accessori o di vestiti o di tessile, e quindi tutti devono essere coinvolti con la stessa dignità in un percorso di conoscenza e di promozione sul territorio.